Benvenuti, sono Maurizio Poli, eccoci qui a una nuova puntata, benvenuti nel nostro tempio, come la luna nel pozzo, ma non finisco mai la frase perché la finirà il mio SOC. Io sono Sensei Maurizio Poli, coordinatore nazionale dell'Associazione Scuole Jiu Jitsu Arte e Cultura, un'altra trasmissione con le palestre chiuse, ma noi siamo qua a portare il nostro contributo, a tenere viva la fiamma, a tenere vivo l'interesse per lo sport, per le arti marziali in particolare e per il jiu-jitsu in particolare, in modo per tenere alta la fiaccola, per tenere illuminata la via, per tenere illuminata la strada. Non sono solo come al solito, eccoci qua, saluto subito il mio presidente. Buonasera presidente. Sensei. Il mio SOC, buonasera. Buonasera a tutti amici telespettatori. Buonasera. Vedete, sempre, nelle arti marziali c'è sempre un segno di rispetto del grado, della tradizione e del ruolo. Il mio inchino che viene fatto è per ricordare il ruolo del tatami. Qua è come se fossimo sul tatami. Questa area qui di rispetto, qui valgono i ruoli, valgono i gradi, valgono il dovere e il piacere di praticare le arti marziali. Ma partiamo con la, partiamo con la sigla nostra. Certo, maestro. Come la luna nel pozzo, l'occhio la vede, ma la mano non l'afferra. Ma è da un po' che diciamo questa frase qui. Cosa significa, maestro? L'ha inventata Luchi. Cosa significa, maestro? Cosa significa? Così come ci spiegherà la nostra Xian, settimo dan. Sì, è vero. Ricordiamo, una donna nel mondo maschilista delle arti marziali. Settimo Dan, Xian. Che cosa vuol dire come la luna nel fiume, l'occhio la vede, la mano non la afferra? Proprio l'essenza del jiu-jitsu. Siete convinti di incontrare un anziano, una donna o un ragazzo e sottometterlo con la vostra volontà negativa e vi ritrovate a non riuscire ad afferrarlo, ma non solo a sottometterlo, neanche ad afferrarlo. Riuscite a vederlo un attimo e poi, come insegnavano i ninja nei telefilm o nei film, puff, te lo trovi alle spalle che ti bussa dicendo: ciao ragazzi, non è il caso. Siamo in diretta sul canale 231 di Well TV, in streaming www.welltv.eu, sulla pagina della Bushido Palestre, in streaming anche, diciamo, sulla pagina di Well TV. Ringraziamo la regia. Giusto. Che ci inquadra. Dobbiamo fare i complimenti a GSB, che Giacomo Spartaco Bertoletti è stato insignito della Stella d'Oro del CONI. Quindi, maestro, grande prestigio, grande lustro, tanti anni di lavoro, super meritata. Ma no, questa puntata è dedicata, perché mercoledì 25, maestra, sì, è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Quindi noi anticipiamo, la prima puntata ce l'abbiamo, sì, adesso, sì, sì. Anticipiamo oggi perché vogliamo ricordare, fare il punto della situazione, eccetera. Avremo un ospite di prestigio che ci raggiungerà in remoto, è la presidente delle pari opportunità, di parità, professoressa avvocato Nini Ferrari, che ci raggiungerà perché altri impegni istituzionali e professionali, però la ringrazio in anticipo perché ci raggiungerà verso tra una decina di minuti per portare il cosa succede sul territorio di Brescia e provincia su questa piaga della violenza sulle donne e questa situazione reale che si sta vivendo. Lo leggiamo sui giornali, lo sentiamo nei telegiornali. Anche questa pandemia non ha aiutato questa situazione dal punto di vista psicologico, maestra. Assolutamente. Quindi sfruttiamo questi nostri 10 minuti per dire alla nostra tigre qui rappresentata dalla nostra Xian, il drago e la tigre sono il nostro simbolo fondamentale, e sfruttiamo questa sua esperienza nel mondo marziale chiedendole alcune cose. Che ne dici, maestro? Certo, siccome è già una domanda, dice, visto che è la giornata mondiale sulla violenza sulle donne, qual è il tuo pensiero in merito, maestra? Io devo dire che sono costernata del fatto che vi sia la necessità di celebrare questa giornata, ad essere sinceri. Perché la donna ancora oggi, siamo nel 2020, si trova ad essere discriminata nel mondo del lavoro, nel quotidiano, in famiglia, quindi nella nostra realtà. E onestamente non capisco neanche la motivazione. Quindi la donna cosa fa? Per dimostrare quello che un uomo, la metà di quello che un uomo deve fare, la donna ha bisogno del doppio,
deve sprecare tante energie per poter dimostrare quello che un uomo riesce a dimostrare con molto meno. E lo dimostrano le pari opportunità. Questa è una cosa che mi fa veramente venire i brividi. Le famose quote rosa. Le quote rosa. Io mi chiedo, ma per quale motivo bisogna obbligare determinate istituzioni ad avere le quote rosa? Cioè, quindi noi dobbiamo vivere, la nostra società dovrebbe essere basata sui meriti, non di certo sull'obbligo di assumere donne per dei lavori. E comunque qua si entra in un mondo veramente talmente vasto che non voglio addentrarmi più di tanto. Quindi cosa voglio dire? Che mi piacerebbe vivere in un mondo dove la meritocrazia che porta avanti la società, però non è così. Quindi mercoledì saremo qui a celebrare questa giornata mondiale contro la violenza. Ci stupiamo a volte, ma una donna è diventata rettore della Sapienza di Roma, ma una donna è diventata guida quell'azienda multimilionaria, potrei fare elenchi. Lasciamo anche perdere le battute di basso livello, chiaramente legate al fatto che una donna può avere successo, per le qualità, per la propria bravura, per la propria intelligenza. Purtroppo, maestra, aspetto anche così retrogrado. Faccio sempre questo esempio, che sono su una barella, sono arrivato al pronto soccorso, e mi si presenta davanti a me il chirurgo, che in questo caso è lei e il suo vice. A me sono, e mi dicono, guarda che la maestra Lia ti salva perché è bravissima. A me non interessa se il suo gusto sessuale, non mi interessa se il maestro ha dei gusti sessuali diversi dai miei. L'importante è che sia bravo e che mi possa salvare la vita. Lo stesso se lo cloniamo nella vita quotidiana, in quello che facciamo, a me interessa i meriti della persona, mi interessa le capacità. Io mi sono allenato con Shian, ho avuto l'onore di in qualche stage, vero, so che tu tieni questi stage e pretendi di poter cambiare le persone. E mi sono allenato con lei, trovando soddisfazione e avendo fisicità, come si può vedere. Pelino diverso. Un pelino diverso. Quell'attimo. Per com'è stato, maestra, allenarsi? Com'è stato? Ah, per me è stata, come sempre, ogni volta che salgo sul tatami vengo arricchita dall'esperienza che provo in quel momento. Quindi in questo caso lavorare con te, che si vede, hai una fisicità diversa dalla mia, per me ha portato un'ulteriore goccia nel mio bagaglio. E dici tu, Maurizio, cos'è che hai imparato? Ho imparato che una donna, nonostante la mia vivacità, con la tecnica e con la capacità e la velocità, come diceva prima il nostro Socche, può metterti in difficoltà e salvarsi e portarsi via da situazioni sgradevoli. Decisamente. Però so che sei impegnata su questo fronte, ma quali sono le iniziative che porti avanti, maestra? Allora, a parte il lottare, nell'arco degli anni, lottare per trovare i miei spazi, non parlo solo delle arti marziali, ma nel mondo lavorativo, quindi la mia azienda, portare avanti. Qual è la tua azienda, scusa maestra? La mia azienda è la LR. Dov'è? A Brescia, in via Sondrio 16. 16, non 14. Apro una porta, vado in palestra, quindi la nostra vita, diciamo, che gira intorno a questo stabile. E quindi a creare, portare avanti anche nei momenti di crisi la nostra azienda, il sogno anche della palestra. Quindi nel 2000 è nata questa idea, ci siamo riuniti, abbiamo deciso di aprire questo dojo, la Bushido Palestre, perché l'idea era non di avere solo una palestra, ma altre strutture, appunto com'è anche a Piacenza e in provincia di Piacenza. E quindi da lì è nata questa idea, abbiamo creato il nostro dojo. Questo è, diciamo, a livello personale, ma cosa fondamentale, quello invece che io cerco di dare, in base alla mia esperienza, quindi di comunicare, di trasmettere alle donne che vogliono imparare, è la difesa personale. Quindi è un progetto al quale io credo molto da anni, comunque lo sviluppo, utilizzando quello che per me è la vita, quindi sono le tecniche di jiu-jitsu. Su queste tecniche immediate, veloci, cerchiamo di insegnare alle nostre ragazze come difenderci. Ma non solamente, utilizzando le leve, noi lavoriamo sulle leve articolari, cerchiamo di
di provocare comunque dolore utilizzando i punti dolorosi che non sono i classici, i soliti, che chiaramente conosciamo tutti, quindi il colpire i genitali va benissimo. Come utilizzare il nostro corpo per portare il massimo, diciamo, dolore possibile. Quindi lavoriamo sui punti dolorosi, sulle leve articolari. Cosa che però non ci fermiamo lì. Maestra, ti devo fermare un secondo. Sì. Salutiamo la nostra ospite che la regia sta collegando, così la portiamo. La salutiamo. La salutiamo, la portiamo con noi. Scusami, maestra, che ti ho interrotto. Eccola qua. Buonasera. Buonasera, benvenuta. Grazie. Come grazie sta? Dell'invito. Come sta? Sta bene, presidente? Tutto bene? Sì, per ora tutto a posto, che è già un buon risultato in questo periodo. Mi ha detto che bella persona, sorride sempre in fotografia, mi hanno detto così, di dirle questo. Lo so che non è molto, però lei è una bella persona, sorride e già il sorriso porta distensione in un argomento molto delicato. Sì. Finiamo il discorso con la nostra presidente, poi vengo da lei. Lei ci molto segue bene, un attimo, arrivo subito, benvenuta. E mi ambiento. Benvenuta, grazie che è qua con noi. Quindi grazie. Dicevamo che noi non utilizziamo, cioè noi cerchiamo anche di aiutare le nostre donne con l'approccio psicologico. In effetti esatto. Io personalmente seguo corsi per riuscire a dare a queste persone che giustamente vogliono imparare a difendersi, anche come approcciarsi, cosa dire, cosa fare, cosa non fare, perché è fondamentale anche quello. E quindi l'aspetto psicologico è veramente una parte integrante di quelli che sono i nostri corsi. Personalmente preferisco insegnare nei corsi, cioè io in quanto donna, perché io ritengo che una donna abbia la sensibilità e la capacità di empatica di trovare un equilibrio, diciamo, con queste ragazze che partono veramente da ragazze molto giovani fino a donne di una certa età. Quindi secondo me è importante avere anche una certa sensibilità in quanto alcune di queste hanno subito veramente violenze, quindi tante vengono per prevenire ed è la cosa migliore da fare, ma purtroppo alcune si trovano in questa situazione perché ci sono passate ed è una cosa veramente delicata. Purtroppo abbiamo vissuto assieme, maestra. Abbiamo vissuto assieme situazioni in cui l'aggressore ero io o era un altro maestro, nella fisicità dell'azione, dell'aggressione, ho visto sgorgare delle lacrime, ma no, non per il dolore, proprio perché hanno rivissuto quel momento sgradevole. Esatto. Giusto, maestra? Esatto, e quindi un'altra cosa importante, di solito io sono circondata da persone capaci, anche loro che seguono dei corsi, come voi seguite insieme a me determinati corsi, e con una fisicità diversa. Quindi è giusto, cioè io faccio vedere quello che posso fare, quindi quello che io nell'arco degli anni ho imparato. Quindi noi abbiamo estrapolato queste tecniche per dare appunto una mano. Ed è giusto che una volta provino con me, perché così lo provano sulla propria pelle, ma provino con il maestro Maurizio, che è un attimino, diciamo, un pochino più in carne di me, quell'attimo. Con il nostro Socche, quindi che anche lui ha un approccio differente, perché ognuno di noi ha un approccio differente. E quindi man mano che si portano avanti i corsi, man mano che le lezioni passano, quindi si trovano ad avere un'aggressività, appunto da parte dei nostri aiutanti, un attimino più tosta. Ma maestra, io ricordo per farla breve, allora i corsi che tu tieni di difesa personale femminile molto spesso sono gratuiti, ma ricordo di un caro amico, un amico alto 2 metri, peserà 140 kg, che insisteva sul fatto che una donna non può mettere a tappeto un uomo se questo è malintenzionato nei suoi confronti. Le tecniche esplosive che il maestro Maurizio, la maestra Lia propongono e portano nei loro corsi di difesa personale femminili hanno dato esito. Abbiamo invitato questo caro amico durante un corso di difesa femminile e gli abbiamo chiesto di salire e provare a fare un'aggressione di sua libera scelta con Xi'an, che si confondeva con le altre ragazze.
Credetemi, la risposta immediata è stata quella di vedere l'uomo al terreno ansimante, non riusciva più neanche a respirare. Questo voglio dire alle ragazze che si approcciano magari con diffidenza al corso di difesa personale femminile. Non pensate in tre lezioni di diventare delle piccole samurai, ma negli anni con la costanza riuscirete a trovare un equilibrio ed alcune tecniche, non ne servono 200.000, alcune tecniche che possono veramente aiutarvi ad uscire da questo, dovesse mai capitare, tunnel scuro, buio. È una luce sapersi difendere, saper muovere il proprio corpo per difesa, come difesa personale. Allora torniamo, vi interrompo un attimo, torneremo da Shian con le altre domande, certo, che abbiamo. E facciamo la regia intervenire la nostra ospite, la professoressa, eccola qua. Volevo da lei un aiuto, capire dal suo osservatorio privilegiato la violenza sulle donne, cioè lo stato dell'arte qua dove viviamo, Brescia, provincia, che cosa c'è sul territorio, cosa succede? Allora, sul territorio purtroppo in Lombardia e a Brescia la percentuale di violenza e di impatto violento sulle donne è esattamente nella media nazionale. E quindi noi ci ritroviamo ad avere tendenzialmente un 30% di donne che dichiarano che nell'arco della vita hanno subito violenza. La violenza peraltro è intesa sia come violenza e deve essere intesa sia come violenza fisica e quindi che impatta evidentemente sul fisico di una donna, sul corpo, ma anche una violenza psicologica ed una violenza economica che spesso è legata a delle asimmetrie di potere che si manifestano nel ruolo familiare, perché ecco, altra cosa difficile da ammettere, ma è così, la percentuale più elevata di violenza si misura in famiglia. È una violenza domestica che si svolge fra le mura di casa. E quindi questo rende i numeri delle denunce, i numeri che noi abbiamo statisticamente, dei numeri che sono alterati, perché sono poco trasparenti, perché vi è, come dire, un grande, ancora si immagina che ci sia un grande sommerso che è legato al fatto che le donne non denunciano le violenze che subiscono in famiglia perché sono legate al contesto familiare, all'uomo che pure li maltratta, ma che molto spesso è il marito, perché ci sono i figli, perché c'è un contesto familiare contro il quale trovano difficile ribellarsi. Però un dato positivo sotto questo profilo è che pur nell'incremento dei casi di violenza che ci sono stati negli ultimi anni, perché purtroppo è un trend sempre in aumento, i dati vanno letti in un certo modo, nel senso alcuni dicono sì, è un trend in aumento perché aumentano le violenze. Altri invece più ottimisti, e io spero di essere in questi, lo sono caratterialmente, ritengono che alla fine i numeri in assoluto sono sempre quelli, ma aumentano quelli che emergono dal silenzio, dalla paura, dal terrore, e quindi sembra che aumentino i numeri di violenza, in verità è possibile che aumentino soltanto le denunce, quindi ciò che li rende evidenti. E questo è un altro, una lettura che si può dare inoltre a questo, è il fatto che le donne abbiano più fiducia nelle istituzioni e quindi che anche le politiche portate avanti dalla regione e dal governo negli ultimi anni siano politiche che qualche risultato iniziano a dare. Grazie per questa impressionante fotografia, però il 30% è un dato certo, ma il sommerso è molto di più, lo sappiamo, il sommerso purtroppo, come dice lei, professoressa, è il non detto, il non denunciato, la donna poi per i figli, come diceva lei, per proteggere i figli,
per proteggere una situazione economica subisce purtroppo violenze che sono accentuate anche dalla pandemia in questa situazione qua? È chiaro. Ah, le posso dare dei numeri sulla pandemia che sono incredibili. Allora, l'Istat ha condotto proprio un'analisi, questa mattina mi sono un pochino occupata anche di questo, di raccogliere i dati Istat proprio del periodo da maggio a giugno 2020, il periodo quindi dove abbiamo vissuto tutti il primo lockdown con conseguenze importanti da un punto di vista psicologico, perché è stato per tutti, chi più chi meno, ma un'esperienza mai vissuta prima e quindi molto complessa, che ha costretto le persone a restare chiuse in casa e che quindi ha anche alterato molto spesso i rapporti all'interno delle famiglie, perché gli spazi vissuti 24 ore su 24 a volte appaiono stretti, laddove invece in una vita come dire, vissuta anche con uscite, con ovviamente attività che ti portano fuori, rende lo spazio meno compresso. Il numero delle chiamate, allora, è stato attivato il 1522, che è il numero verde, una sorta di helpline, chiamiamola così, che in sede di pandemia ha raggiunto, ha avuto nello stesso periodo rispetto all'anno precedente un numero di chiamate sia telefoniche che chat più che raddoppiato rispetto all'anno precedente. Quindi c'è stato un più 119,6%, per cui le telefonate sono passate da 6.956 chiamate, insomma quasi 7.000 chiamate l'anno precedente, nello stesso periodo sono state 15.300 quest'anno. Quindi sono più che raddoppiate, questo è un segnale enorme. Inoltre nell'ambito di queste chiamate ve ne sono state per buona parte, la maggior parte, sono state chiamate di aiuto, quindi dove la donna, che nell'83% dei casi è la vittima della violenza, quindi nella media, ci sono punte anche più alte, ha fatto richieste di aiuto, mentre solo nel 20% di queste, 23% di queste chiamate erano richieste di informazioni legate ai servizi che vengono erogati o dai centri antiviolenza o dalla regione o da alcuni enti, quindi domande di informazione, che però anche queste danno un significato dell'idea che comunque qualcosa in famiglia succede, perché altrimenti uno non prende in mano il telefono per chiedere che servizi ci sono nel caso in cui sono campanelli d'allarme veramente impressionanti. Sono campanelli d'allarme. Sta dicendo. Sono dati Bravissimo. Impressionanti che le persone non contano. Però qui lo diciamo subito in diretta, il numero è 1522, mi diceva. Esatto. 1522, quindi chi ci sta ascoltando, chi rivedrà questa puntata, la donna, la ragazza, c'è questo numero, no, può entrare in contatto con persone, psicologi, persone che possono aiutarti se stai ascoltando questa trasmissione. Il messaggio che cerchiamo di lanciare è: questi amori malati possono guarire, ma dovete avere il coraggio di fare questa telefonata. Poi, come diceva lei, professoressa, la regione, la provincia, lo Stato stesso hanno messo a disposizione varie situazioni, riescono a darvi una mano, come cerchiamo di fare noi nel nostro piccolo, con le nostre capacità, dobbiamo avere e invogliare queste persone in difficoltà, magari leggere, a cominciare a farci un'idea, come le telefonate che diceva lei prima. Però questi amori malati che ci tengono legati senza avere bisogno di una corda. Però come dicevi tu, so che portiamo a conoscenza la professoressa, l'altra puntata abbiamo parlato sul tuo spunto, sul tuo così stimolo, l'aspetto psicologico dei giovani in pandemia. Certo. Tu però mi dicevi anche l'aspetto delle donne. Maurizio, attivati, perché anche questo aspetto psicologico
che sta riverberando proprio su situazioni che magari erano borderline già prima. Qui c'è stato un carico di denari che ha destabilizzato i rapporti, ha incrinato questa vicinanza, come diceva lei, professoressa. Eccolo qua, bravissima la regia. Eccolo qua in sovrappressione, complimenti alla regia, bravo, bravo, bravo. Bravissimo. Eccolo qua il numero. Esatto. Quindi nel nostro piccolo questa trasmissione non salverà il mondo, ma nel nostro piccolo, un piccolo mattoncino lo portiamo alla conoscenza concreta. Cosa ma dici? Io penso, Maurizio, peraltro, che non siano cose da poco questi impegni, anche dal punto di vista sociale, e questa campagna di sensibilizzazione che si cerca di fare ciascuno con i propri strumenti. E le dico perché io sono convinta che questa forma di violenza dipenda anche da un fattore culturale. Il fatto che vi siano questi stereotipi femminili per cui alle donne sono legati alcuni lavori, altri invece non possono essersi, le donne non possono avvicinarsi, il fatto che dipende tantissimo dal costume, noi dobbiamo combattere quella mentalità per cui si dice che se una ragazza giovane decide di indossare un paio di jeans aderenti, voglio dire, sia una provocazione alla violenza sessuale, e che quindi il violentatore tutto sommato è stato provocato da questa persona. Allora, se ne sentono, dobbiamo abbattere con tutte le nostre energie questo modo di pensare. Noi maschi cerchiamo, noi maestri di arti marziali, nelle nostre palestre continuiamo ad insistere sul difendere la donna. La donna, dobbiamo inculcare in questo mondo maschile che la donna è ancora più avanti di noi, quindi smettiamola di pensare alla donna come un essere inferiore. Anche ragazzi, perché c'è questa insicurezza psicologica, anche nell'era tecnologica adesso del maschio, questo senso di inferiorità che viene manifestato, vede la donna che progredisce, vede la donna che porta avanti la famiglia, vede la donna con capacità, e questa insicurezza del maschio si riverbera sulla violenza, perché è la cosa più rapida, la cosa più immediata, fisicamente anche, ti impongo la mia volontà dal punto di vista fisico, poi psicologico, poi economico, come diceva lei, ma l'aspetto di dare un pugno, una sberla, per fermarci qua, e quindi l'aspetto psicologico è molto importante. Nelle nostre palestre, nei nostri corsi, torno da te, Presidente, Sciana anche, oddio, ho perso il microfono, ma l'aspetto psicologico, come sono strutturati questi corsi, maestra? Come vengono strutturati questi corsi? Allora, come dicevamo prima, quindi abbiamo uno spazio dedicato alle tecniche, quindi allo studio approfondito delle tecniche, e lì lo studiamo proprio nei minimi particolari. Diceva giustamente Socher, non devi imparare, non devi avere un bagaglio enorme, devi avere la possibilità di difenderti anche con lo stesso modo, con la stessa leva, in svariate situazioni. Quindi è fondamentale imparare la tecnica, imparare la parte psicologica, quindi cercare di destabilizzare l'aggressore psicologicamente. Cosa dire, cosa fare, cioè, se non voglio entrare in ascensore perché la persona vicino a me non mi ispira fiducia, non mi piace, in ascensore non ci devo entrare. Quindi come comportarmi e cosa è meglio fare in determinate situazioni. E anche durante l'aggressione non dobbiamo dimostrare niente a nessuno, cioè dal momento che io sono riuscita in qualche modo a staccarmi da questa situazione pericolosa, non devo fare altro che scappare, non devo dimostrare, non devo far vedere che quindi, io ho imparato un cotè piuttosto che una chiusura. Quindi maestra o maestro, scusami, devo imparare ad osservare quello che c'è intorno a me, vivere sempre il presente, sempre, i campanelli sempre d'allarme, sempre, sempre, anche perché ci sono, ragazze, ci sono. Quello che insegniamo anche è che non è solo la violenza sessuale per strada, come chiaramente può succedere, ma una violenza psicologica che puoi trovare nel mondo del lavoro. Quindi io, quello che ti insegniamo non è solamente cercare di fare del male
in un modo esagerato, perché devi difenderti, devi venire fuori da una situazione veramente brutta, ma anche con piccoli movimenti, come uscire dal capo che ti mette la mano sul sedere, perché esistono anche queste cose, con la scusa di farti prendere una cosa, la mano sul seno, lo sfregamento, insomma. Bisogna essere in grado di prevenire, evitare queste situazioni. E mi premeva anche dire una cosa che noi spesso diciamo, ragazze, non si va mai all'ultimo appuntamento. Parlavamo adesso di questo, di questi rapporti malati, quindi lo spiegavi bene, maestro. Non andate, perché tantissime volte, quindi tanti omicidi succedono quando il ragazzo ti invita all'ultimo appuntamento e tu cosa fai? Sì, vado, perché fondamentalmente mi fa pena, perché comunque glielo devo, perché comunque mi sta martellando psicologicamente, e alla fine andiamo, chiariamo questa situazione, e spesso e volentieri da questa situazione non ne usciamo. Quindi piccole cose, piccole, sono pulci nell'orecchio, cioè piccole informazioni che vi danno una mano e, per prevenire, perché la cosa migliore è sempre prevenire. Tornando dalla professoressa, grazie Shian, torniamo a te dopo. Professoressa, lei l'ha detto ben chiaro prima, se devo indossare un paio di jeans attillati perché quella sera ho voglia di metterli, o quel giorno, ho una gonna particolare, non deve essere un'entrata libera per commenti, per situazioni sgradevoli. Una donna deve conoscere il proprio corpo, le proprie potenzialità anche del proprio corpo, usa ciò che sei, ma può esprimere la sua femminilità in tutti i modi, in qualsiasi situazione. Giusto, professoressa? Ci deve essere libertà di espressione, esattamente come noi, come la società civile la riconosce agli uomini, perché io credo che sia fondamentale insistere un po' su questa mancanza di capacità di comunicare, che è purtroppo tipica più degli uomini che delle donne. Mi rifacevo proprio al discorso della maestra, mi ha fatto sovvenire una riflessione. Il fatto che gli ultimi, ma forse dico ultimi anni, i femminicidi più cruenti sono sempre dettati dal fatto che l'uomo non riesca ad accettare di essere lasciato dalla propria donna, non riesce ad accettare come dire, che la storia è finita e che lei se ne vuole andare, e quindi in questa mancanza di accettazione non riesce ad argomentare, non riesce a comunicare e usa la violenza. E quindi questa è una cosa che assolutamente va spiegata anche alle giovani generazioni, cioè con la violenza non si risolve nulla, non c'è niente, non si migliora nulla e ci si rovina solo la vita reciprocamente. Ma, ed ecco perché secondo me la sensibilizzazione che voi fate con il vostro programma, ma che si legge anche per la giornata nazionale della violenza contro le donne, che sarà il 25 di novembre, è importante anche coinvolgere gli uomini, perché non deve essere una questione solo femminile, non sono le donne che si devono raccontare a se stesse come fare per uscirne o perché sono in condizioni difficili oppure che vogliono promuovere se stesse. L'importante è in queste politiche di sensibilizzazione coinvolgere ampiamente anche gli uomini. E poi ci tenevo a dire una cosa secondo me molto interessante, che è quella legata alla violenza psicologica, come accennava la maestra, che poi diventa spesso anche una violenza economica. Allora, per me la mamma di tutte le violenze è la violenza, è il gap salariale, quindi il fatto che ancora oggi in una percentuale elevatissima le donne che svolgono lo stesso lavoro e le stesse mansioni degli uomini vengono pagate il 18% in meno rispetto ad un uomo. Questa mancanza di rispetto per il lavoro della donna significa gap salariale, significa che non dai autonomia economica ad una persona, e quindi questa persona
se non ha autonomia dal punto di vista economico, sarà purtroppo destinata a dover sopportare altre violenze. Ecco perché dico che tanto parte dalla violenza economica, perché io sono convinta che tante donne non accetterebbero quelle violenze fisiche e psicologiche che devono accettare se avessero una autonomia economica, se potessero dire: ok, io adesso me ne vado, lascio questa casa perché ho la possibilità con la mia piccola, con il mio stipendio di mantenermi e di essere autonomo economicamente e quindi di poter fare una vita lontano da chi mi maltratta, lontano da chi non mi lascia vivere serenamente. E abbiamo fatto un'indagine, sono Questo sì, è studi. importante. I tre aspetti sono l'aspetto psicologico della violenza sulla donna, la prevaricazione dell'uomo e l'aspetto economico. Tutto questo mix messo insieme ed esplosivo, accentuato dalla pandemia, accentuato dall'aspetto psicologico della pandemia. Quindi ha fatto una fotografia impressionante. I numeri non si commentano, si leggono. E Impressionanti. considerate una cosa, che un aspetto però del gap salariale, quindi di questa diversità, va tenuto in considerazione anche in una forma di educazione che va rivolta alle donne, alle ragazze questa volta. Perché? Mi spiego meglio. Il gap salariale, spesso, è legato al fatto che il lavoro di cura oggi per la società è un lavoro femminile, cioè chi si deve occupare dei bambini piccoli, chi si deve occupare degli anziani, chi si deve occupare di un papà o di una mamma non più autosufficienti, chi si deve occupare di un disabile in famiglia, è sempre la mamma, è sempre la donna. Allora, questo lavoro di cura unilaterale cosa comporta? Che spesso e volentieri o la donna rinuncia al lavoro esterno, oppure, se lo fa, lo deve fare part-time. Il part-time cosa comporta? Minore stipendio, perché sono minori le ore di lavoro, certo, ma minore stipendio vuol dire minore, possibilità di carriera, quindi resti sempre al punto di partenza. E terzo, non potendo fare carriera, poi alla fine arriverai anche ad avere una pensione molto più bassa di un uomo, Le faccio perché questo si fa piccolo il esempio, professoressa, un piccolissimo esempio che mi è capitato personalmente, Maurizio più giovane, due sorelle, la mamma, elenco della settimana, lavare i piatti, Maurizio, mercoledì, venerdì, rifarsi il letto tu, passare lo straccio il sabato, Maurizio anche. Quindi mia mamma già mi dava questo ritmo di parità con le mie sorelle. In quanto io ero maschio ero maschio, quindi primogenito, già allora, cioè primogenito, ma mia mamma ha detto, ragazzo, non è così, impara e lavare i piatti il mercoledì e il venerdì tocca a Maurizio. Quindi se Brava lo la mamma! clonassimo questo piccolo aspetto che fa ridere, abbiamo le lavastoviglie, abbiamo tutto, però se lo rapportiamo adesso a una convivenza civile dal punto di vista proprio pratico, già questo potrebbe essere Bravo Maurizio e brava Nunzia che ha messo in atto questa grande strategia, grande psicologa già la mamma, perché è proprio da lì, dalla famiglia dove dobbiamo partire, lo Sì. diceva la professoressa, è da Esatto. lì. Io vengo da una famiglia patriarcale, figlio maschio, rilassato a letto, sorella femmina e vai a pulire, fai preparare da mangiare, sparecchia la tavola, eccetera, eccetera. Quando poi mi sono trovato a dover apparecchiare una tavola e cucinare un piatto di pasta per mia figlia, mi sono trovato un disabile, completamente incapace di gestire la mia vita. Dobbiamo partire proprio da qui, proprio dalla famiglia. Torneremo dalla professoressa un attimo, vado dalla mia maestra, dal mio Scian, dal mio presidente e ti faccio una domanda un po' particolare, un po' intima, Dimmi, maestra. dimmi, caro. Ma tu hai trovato difficoltà nel mondo delle arti marziali come donna? Adesso, il riconoscere il tuo ruolo, settimo dan, io sono quarto dan, perché devo salutarti? Sono maschio, sono più forte, perché sono qua, quarto dan, perché, maestra? Hai trovato queste difficoltà?
Guarda, io devo dire che sono stata veramente fortunata perché ho incontrato sulla mia strada Soke, quindi il nostro maestro, il quale ha una sensibilità, una parte femminile molto, come dire, esposta, quindi lui comprende e giudica le persone per le capacità e quello che possono dare. Quindi io all'interno di questa grande famiglia mi sono trovata sempre a mio agio, sono stata spronata, ho lavorato tanto, tantissime ore, per scelta ho lavorato anche di più degli altri, ma perché mi sono innamorata di questa attività e quindi ho cercato di dare il massimo, ma sono sempre, diciamo, stata protetta. Quello che ho avuto mi è stato riconosciuto, cioè quindi tutto il lavoro che ho fatto mi è stato sempre riconosciuto senza nessun tipo di problema, quindi io posso dire di essere stata fortunata. È anche vero che ho avuto approcci esterni, quindi mi sono resa conto che all'esterno, quindi di questa famiglia, di questa nostra piccola comunità, sì, è più difficile, è difficile che la gente ti riconosca per le qualità che hai e preferisca magari un uomo, perché, boh, io anche questo non riesco a capirlo, l'ho già detto, non comprendo, perché per me devi essere valutata per quello che sei. Quindi sì, è vero, al di fuori non è così. Ed è anche vero che io trovo, magari poi volevo parlarne con la professoressa, che mi sembra che i giovani da questo lato stiano un attimino migliorando, non so lei cosa ne pensa, mi sembra che siano più equilibrati, o io ho trovato coppie un attimino, diciamo, differenti, però vedo che c'è più equilibrio nei giovani, o sbaglio, è così? Lei cosa vede, professoressa? No, allora, vedo anch'io, e le dico anche per esperienza personale, che il costume sociale sta cambiando. Come sempre sono modificazioni che richiedono molto tempo. La modifica, del costume sociale è proprio un mutamento che è lento di per sé stesso, però è sempre costante, e devo dire che anche dal mio osservatorio, io insegno all'università, sicuramente vi è un passo in avanti. Oggi i giovani maschi, e su questo bravissima la mamma di Maurizio, ma richiamo l'attenzione al lavoro che le madri devono fare dal punto di vista educativo. Hanno un maschio e una femmina, vanno educati nello stesso modo, quindi i lavori di cura, se il lunedì a preparare il tavolo è la femmina, il martedì dovrà essere il maschio e viceversa. Quindi dipende anche molto dall'educazione, molto anche dipende dal contesto sociale, dal livello di studio che fa parte delle persone coinvolte. Ecco, c'è nella relazione Istat, per esempio, che fa l'identikit della vittima, ci sono il titolo di studio medio o medio basso è uno di quegli elementi che di solito caratterizza la vittima di violenza. Questo perché evidentemente la rende più vulnerabile anche per quel problema che dicevamo prima, quindi probabilmente non economicamente indipendente, probabilmente senza grandi alternative, quindi obbligata a sopportare determinati soprusi, determinati abusi e determinate violenze. Grazie, professoressa. La fermo un attimo, tornerò da lei. Maestro, so che... Dimmi, Maurizio, caro. La differenza tra uomo e donna come artista marziale. Tu, maestro, nella tua oltre 40 anni di esperienza, raccontaci. Diceva Xi'an, che ha un grado elevatissimo, settimo dan, oltre alla qualifica Xi'an molto molto alta. Il mondo artista marziale proviene in gran parte dal Giappone, e come sappiamo non esiste neanche l'articolo femminile in Giappone. Ecco che cerchiamo di tappare già le nostre falle. Il discorso poi esiste in un mondo complesso. Abbiamo il Wing Chun, che è stato inventato da una donna, da una maestra donna, ma non è pubblicizzato. Quanti di noi artisti marziali sanno che un'arte marziale nasce da una donna? Pochissime persone ce non gli ha detto. Ma la tua palestra si fa Wing Chun? Assolutamente sì.
Porco cane. E nella nostra palestra, la mia, della presidente e del coordinatore e di molti altri per nostra fortuna, ci sono tantissime donne con il ruolo che gli spetta, cioè tanto impegno, tanti gradi, poco impegno, pochi gradi. Posso farti una domanda? Come no? No, la faccio lei. Dimmi. Giusto. La faccio lei, ho cambiato idea. Giusto. Ma l'insegnante di kickboxing è un uomo da te, maestra? Abbiamo sia un uomo che donna. Però la donna è? È uno spettacolo. È una forza della natura. Camille è veramente coinvolgente, bravissima, quindi fatto di cappello per quello che sta facendo. Un'altra maestra donna, delle arti marziali. Parliamo della maestra Cristina, per quel che salutiamo riguarda la maestra Cristina, quindi stiamo dicendo dei nomi di donne, quindi salutiamo anche una guerriera che sta lottando adesso da un letto di ospedale, molto vicina al jiu-jitsu, mi costa caro trattenere un momento l'emozione, ti siamo vicini Ingrid in questo momento. Vicinissimi, forza. Perché non c'è solo il Covid, c'è anche un altro maledetto male e lei sta lottando con questo. Le nostre energie, le nostre menti, i nostri sentimenti più puri sono per te. Sì. Scusate. No, assolutamente. Quindi tornando al discorso marziale, vedo sia nella nostra società ma anche in quello che riguarda le palestre, vedo che le donne stanno prendendo piede, hanno veramente la possibilità di ricavarsi questo spazio, specialmente tra i giovani, quindi è la mentalità vecchia, antica che deve cambiare, quindi non quelli giovani, i giovani stanno imparando ad accettare il ruolo della donna, ad apprezzarlo e sono le persone più avanti con l'età che sono cresciuti con questa idea che la donna comunque è un essere inferiore, che va benissimo che stia a casa a fare la calzetta, ma io non ho mai visto una donna stare lì solo a sferruzzare, perché una volta facevano quello ma facevano veramente di ogni per portare avanti la famiglia, quindi la donna ha sempre lavorato. Torniamo, ti fermo presidente, torniamo dalla professoressa. Professoressa, approfitto della sua presenza perché nel nostro piccolo facciamo queste piccole iniziative nella palestra che si trova a Brescia, in via Sondrio, si chiama Bushido Palestre. Penso di interpretare il pensiero della mia presidente e del mio socio. Quando faremo e ripartiremo, speriamo di ripartire, vuol dire che sia una cosa positiva, la inviteremo in palestra in un corso, quando partirà un corso di difesa personale femminile, per una lezione sua personale con noi. Inviterà chi ritiene opportuno di donne che lei conosce, che vogliono avvicinarsi, approcciarsi, così ci conosciamo anche dal punto di vista pratico, da questo punto. Cosa ne dici di questa piccola iniziativa che lancio così, qua in diretta? Verrò molto volentieri, assolutamente. Non mi sono mai avvicinata alle arti marziali, a dirle la verità, però... Nel mio piccolo cerco di mantenermi un pochino in forma con il movimento. Io nella mia storia ho fatto due maratone, New York e Londra, portate a termine. Caspita! Grande, grandissima! Quindi è stato, come dire, verrò molto, molto volentieri e assolutamente cercherò di coinvolgere anche persone, anche amiche che potrebbero venire con me. Potrebbe, magari porterò mia figlia perché è una sportiva. Bene, ci fa piacere. Questa cosa qui è per un biglietto, maestra, per una collaborazione futura magari anche con la Presidente delle Pari Opportunità. Cosa ne dici? Sarebbe meraviglioso sicuramente. Sul territorio noi mettiamo a disposizione questa piccola cosa che c'è, la facciamo da anni, questi piccoli corsi, molti sono anche gratuiti per avvicinare le donne, vero maestra? La maggior parte sono gratuiti, parliamoci chiaro. Quindi. Sono sempre gratuiti, in modo che si devono avvicinare più persone possibile, quindi lo si fa per cercare di trasmettere qualcosa. Io sono dell'idea che ognuno di noi nella vita, in questa vita, deve portare qualcosa, quindi una piccola parte la deve fare. Ognuno di noi deve impegnarsi in qualcosa, quindi la maestra sta dicendo una cosa importante, sta dicendo una cosa molto importante, lei l'ha gettata così, dobbiamo restituire quello che ci è stato dato.
quello che ho imparato devo restituirlo, devo dare qualcosa a questa società, la do come imprenditore, voi siete imprenditori e fate beneficenza, ma la faccio anche con la mia passione, con la mia arte marziale, con quello che ho imparato, devo donare, devo dare agli altri, perché se non do il karma torna, l'energia mi torna. E non è una cosa bella quello che sto dicendo, giusto maestro? È giustissimo, è giustissimo. È il famoso cerchio della vita. Il cerchio della vita che torna sempre nel nostro tempio, il cerchio della vita viene fatto. Torniamo alla Presidente, eccoci qua. Io faccio, a lunedì faccio anche una trasmissione di educazione finanziaria. Ritorno anche a quello che ha detto lei, un'educazione finanziaria anche per le donne, per prendere consapevolezza delle loro potenzialità, quindi anche gli strumenti finanziari possono essere messi a disposizione. Come educatore finanziario, apro e chiuso subito la parentesi perché non è questa la puntata, metto a disposizione anche le nostre capacità, le nostre competenze, se ci siano dei corsi da fare alle donne per una maggiore consapevolezza finanziaria, che vuol dire anche libertà poi futura finanziaria e personale, la metto a disposizione perché bisogna donare, prendo esempio dai miei maestri perché mi danno sempre uno spunto, mi danno fiducia e quindi lancio sul tavolo anche questa piccola cosa. Bene, importantissimo, e guardi che la prendo alla lettera e sappia che io poi sfrutto le occasioni che mi vengono date, soprattutto per le persone che ne hanno bisogno. Dicevamo prima che abbiamo un piccolo detto noi nelle arti marziali, un piccolo detto: io sono quello che dico, io faccio, io sono ciò che faccio, quindi se dico una cosa la faccio. Questo è importante. L'aspetto educativo, come dicevamo prima, è fondamentale anche nei confronti delle ragazze, che devono imparare a scegliere anche dei percorsi che le rendano economicamente indipendenti. Quindi è un fattore culturale, educativo, che non deve riguardare solo i maschi, ma anche le femmine. Quindi il lavoro di cura che va condiviso, il lavoro di scelta della professione corretta che possa dare anche spazi di progressione di carriera e di ottimi risultati. E poi c'è da fare una battaglia che è appena iniziata, ma che dovrà diventare una battaglia comune, il fatto che il congedo parentale non sia esclusivamente femminile, ma che nel momento in cui arriva una vita in famiglia che lo possa accudire anche il papà è una cosa fondamentale, che riesca ad intraprendere una relazione col piccolo fin da neonato è fondamentale, ed è ancora più importante il fatto che se un'azienda, e mi riferisco al fatto, ho capito che ci sono imprenditori nello studio, se un'azienda a parità di condizioni sapesse nel momento in cui deve assumere un giovane ventottenne, trentenne, indipendentemente dal fatto che sia uomo o donna, farà una famiglia, il congedo parentale sarà obbligatorio sia per la mamma che per il papà, allora la scelta cadrà anche verrà fatta in modo diverso, probabilmente anche più ponderato. Perciò questa è una battaglia che adesso ci prendiamo nostra. Abbiamo qualche minuto proprio per chiudere, la ringraziamo innanzitutto. Grazie, grazie professoressa. Grazie, è stato veramente costruttivo, utile, grazie mille. Tutto quello, la lasciamo con una piccola frase. E gliela dedichiamo, a lei, è una frase di arti marziali, di un maestro di arti marziali che dice che è una guerriera, non lasciarti ingannare perché ha una figura esile e si veste da donna. Questa è una dedica a tutte le donne, una dedica a lei, una dedica alla mia Sian. Non lasciarti ingannare perché è esile e si veste da donna, è una guerriera. Questo lo diamo a tutte le donne, il 15-22 è là, mercoledì non è una sola giornata così commemorativa, nel nostro piccolo maestro, un piccolo mattoncino come Bushido, l'abbiamo portato anche quest'anno. Grazie professoressa, è stato un piacere. Grazie. E ricordatevi, questa puntata andrà in replica giovedì e ci vediamo lunedì prossimo con il tempio aperto, con la palestra aperta, con le arti marziali ancora vive. A presto. Ciao, ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao.